All right, guys, I think that we are live. So many times since I'm not live, and today, guys, I wanna just do a quick run of the new event. Today we are gonna play the new event and we are gonna try to do it as fast as I can. And meanwhile, I'm gonna talk to you about something that you may be gonna be interested. Look like the game is a little bit lucky. Maybe because it's just the start of the new event, and when the new event starts, usually it's full of bug. So I remember you that right now we are live on Twitch, and you can find me also, of course, on YouTube, where is actually where you are watching this video. But actually, if you want daily content about my life, you can find me on Instagram and also TikTok. Welcome, Nico. Grazie, Nico, per aver rinnovato l'abbonamento. Ciao, Watch, come stai? Sto andando un po' lento. Wow. Game almost crashed. No, un po' lento, forse perché ci sono troppi login. Può darsi. Probabile. Ma non credo ce ne siano. Vero, ancora mi ricordo il bug di Don Gigetto. Don Henry. Of course, you realize this is war. Sbagliato tasto. Mm-hmm.
L'altro ieri, quando si sono resettate le arene, qualche casino lo hanno fatto. Ok, di questo non ero a conoscenza. Eppure io ho quasi sempre il gioco aperto da quando ci sono le casse nuove, perché provo a farne 8 al giorno circa. Nice, forse questo non mi è capitato però. Ovviamente. Okay, siamo in automatico. Io ho preso tipo 27.000 cubi, qualcosa di questo tipo, ma non di più. Un reset normale, credo. Poi non so come mai, magari alcuni hanno preso il doppio. Io sicuramente questa gioia non l'ho avuta. Io mi sono ritrovato a 100.000, ma non sapevo quanto. E beh, sicuramente in che lega giocavi? Dipende in che lega giocavi. Non so cosa ci sia sotto il diamante. Io ero quella dopo l'Emerald, quindi stiamo parlando. Allora, Arena League. Io ho finito la season che ero Ametista 5, Ametist 5. E dopo c'è il diamante, quindi non lo so, eravamo pure nella stessa lega. Strano. Non so in base a cosa vengono. Ok, io ero Ametista 5. E ora riproverò quanto prima a tornare in Ametista, se possibile. Infatti iniziamo un'altra bella arena nel frattempo.
Sì, potresti essere molto più in alto tu, chiaramente. Non lo so. Io mi ci voglio dedicare, sinceramente, voglio arrivare in diamante in questa season. Almeno se non ci riesco su League of Legends ci devo riuscire qua. Questi vincitori. Hello King, welcome back on the stream. Potenziare al massimo i miei antieroi. Hello man, welcome back on the stream. Today we are doing the new event. Actually, I don't know if worked or not that command. I don't know. I do not hear that. Maybe something is not working anymore. I have to check. Actually, how to continue the event? This will look like it's very worth, maybe. There are a lot of tune that I need. So we are gonna invest a little bit and let's see how the wheel will go, because we have the new tune. This is also good. We have 1, 2, and 3 of the victory team, and this is good.
This is good. 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 Already maxed. Good. Okay, so look like this this wheel can be good for me, because I can actually power up my victory team. Which is a very annoying team in those days. I also have a lot of gold, but I need that to improve the power of the tune that I will unlock, if I will unlock him. Then the only way is to go into the campaign and do this stuff. Okay, so we need 1, 2, 3 more stage. We can't buy this energy, we just need the energy from the event. From yeah, from the tourney we will receive 2 more and 3 more. Probably will be hard. Then, since for me it's worth, I'm gonna go for another spin of this. And I just earned 2,200 points, but at least I'm taking so many victory pieces. And also Crusher. And in this way I earned other rewards, and with this reward I maybe we will be able I will be able to continue here. All right, look, I need one more token
and I don't know where to take the resources anymore. If we take a look here, there is no way. So the only way is to get the last 8,000 points. And I really don't know how to take all those points. Complete quests, collect pieces, win arena tournament. So the only way is to win something like 3 arena and look like will be impossible. Okay. We can do one more stage. Yeah.
Punti. E punti. Ora dovrei per forza vincerla questa. Eh sì. Let's go! Hail to the king! Dovrei vincere un'altra arena. I have to win one more arena and maybe I will get finally the new tomb. Oh wow, look like I am in loop. I can't even surrender. I don't even start one single turn and I'm loop. Wow. Okay, the only way is to quit the game and reopen it. But we just lost the arena. And probably now is bugged too. Oh wow, second place, which is useless.
Oh, nice. We can really use these to take victory pieces. Or probably I will go on Crusher. Yeah, because I have to finish Crusher. So I will go on Crusher first, which is the best deal actually. So we go on Boxer. This is the situation on my Boxer team. And this is a huge progress on Boxer team thanks to this event. Did you? No. Still, I do not have that tune, and I don't know how to take it. The only way is to buy arena key, and this is not very funny because this will destroy my gems. Because according to Jalopy Tourney, you can do point only by completing a quest, collecting Jalopy pieces, collect featuring pieces, collecting materials, or arena, or endurance tower. So probably now the best way is to go on endurance tower. We should be fine now winning endurance tower, and I will be able to unlock the new tune probably. Oh, nice. She come back thanks to Granny passive. Oh no, I lost the queen. So now I have to revive Granny, or let's see if I can play another team. Maybe I'm gonna play Scoundrel. Alright, I just won. And so this is the final battle, and then we should be able to unlock the new tune.
Damn it. All right. Now I will be able to unlock the new tomb. Because now I should have the Torment Milestone. There we go. And with that Torment Milestone, I will be able to go to... wait, before I forgot, I'm gonna use this energy. All right. And I want to check if I can spin for Pirate. No, I'm gonna wait one more ticket. All right, so now we go here and we finally can unlock the new tomb. Have a good day, Ralph. Have a good day, Ralph. Nice. And of course, we are gonna start to max him out as a possible we can, but only because we get some resources back doing it, and so it's worth, because one day you will power up him anyway, so during the current event is the best way to do it. And there we go, 27 tune up and maximum level up on the first day. And as I was saying, now we are gonna collect so many rewards for free, just for having him leveled up. On the first day, we are gonna get some cash back. We also gain this. Ciao Dendol. Entri con un no, cosa succede? Eh sì. Cosa ti preoccupa? L'ho già sbloccato. Ah! Vabbè, tanto lo rivedrai, cioè, se lo vuoi rivedere, io ricarico subito lo streaming su YouTube. Non solo l'ho sbloccato, ma l'ho anche già maxato.
No, l'ho sbloccato nella maniera naturale, non ho avuto la fortuna di vincerlo nella ruota, sebbene io abbia usato 60 biglietti oro. Non ci credo che me l'ha doggiato. Ciao Barjux, mi scrivi: ciao, ti seguivo tempo fa, Electi Boom era il mio gioco preferito, ma è stando out dal gioco per un po', essendo troppo indietro, sono shoppi, non fa niente, quindi ormai l'ho abbandonato, seppure il gioco sia sempre stupendo, a malincuore, ogni tanto lo apro però. Guarda, ti posso dare un mio consiglio personalissimo, nel senso, il gioco è bello, come è bello giocare, diciamo, la maggior parte dei giochi a cui siamo affezionati, però, diciamo, non per questo bisogna smettere di giocare a un gioco, nel senso, se tu vai a rincorrere, diciamo, il tutto in maniera frenetica, è chiaro che può sembrare di non fare progressi, però se tu fai un login quotidiano in cui ti limiti a fare le campagne giornaliere eccetera, cioè tu la vivi bene. Se invece giochi nell'ottica che devi per forza rientrare in certi standard, è ovvio che non ti godi il gioco. Io non mi sono mai... Vabbè, i cubetti li puoi ancora fare, voglio dire. E noi purtroppo ragioniamo nell'ottica che l'unico modo è quello di giocare ogni giorno. È chiaro che se giochi ogni giorno sei più forte, ma nel momento in cui tu lasci il gioco e lo riprendi pure tra 5 anni, il gioco è sempre lì che ti aspetta. Cioè, non deve essere per forza una gara. Mi spiego? Comunque, io ti consiglio di continuare. Soprattutto se tu dici: il gioco mi piace, però se non shoppi non fai nulla. No, non è detto, cioè, al massimo giochi, cioè il gioco comunque ti mette con quelli del tuo stesso elo contro, non è che ti mette con quelli, che ne so, diamante. Il gioco può comunque rimanere, ok, giochi per il competitivo, ma comunque puoi essere competitivo nella tua categoria, mi spiego? Cioè tu non devi essere per forza già da oggi il più forte del gioco, ma puoi essere competitivo nella tua lega, che sarà, che ne so, non so in quale lega stai, però metti caso argento, sarai competitivo nella lega argento. Ma Shark gioca ancora? Non so chi sia Shark. Beh, può darsi che la maggior parte delle persone che all'epoca giocavano ancora si tengono stretti i primi posti. Però guarda, io ti assicuro che da non shopper sto per diventare abbastanza forte, anche tra i più forti che ci sono qua. Immagini i primi. Beh, no, così tanto non credo. Sicuramente shoppano, ma
Non è detto che deve essere così per forza. Ripeto, io il gioco lo vivo benissimo da non shopper e ci gioco ogni giorno. Ma perché? Questa deve essere una regola che deve valere per qualsiasi cosa nella vita, secondo me. Cioè, tu ogni giorno ti devi impegnare per essere una versione migliore di te stesso. Poi tutto quello che viene è una conseguenza. Io così gioco, cioè gioco per avere i miei team più forti. Poi, come conseguenza diretta di questo, poi riesco a superare molti altri, ma senza stare con l'ansia costante del fatto che magari non sono tra i primi. Anzi, in realtà io sono il primo in classifica nelle coppe di tutto il gioco. Adesso vi faccio vedere, sempre se è rimasta così. È parecchio che non controllo la classifica. Jackpot. Ok, questi non mi piacciono in realtà. Preferivo altri gadget che queste spugne. Per esempio, nelle coppe sono il primo al mondo. E sono un non shopper. Non ho mai shoppato nel gioco. Ok, adesso possiamo continuare qua. Dipende se te le fai rubare anche, scusami. Pokémon Unite ci ho giocato. Feci una live. Forse magari tu stesso me l'avevi chiesto, non mi ricordo, è probabile. Ci feci una live, sta ancora caricata sul mio YouTube. E ci giocai proprio quando uscì il gioco. Però ero, come dire, stasera se ho un po' di passione provo a superare le 100.000 coppe. Non credo che ce la fai, Dendol. 100.000 sono tante, non si è mai visto nel gioco. Cioè, nessuno nel gioco c'ha 100.000 coppe. Il massimo, appunto, è detenuto dal sottoscritto con 83.000. Sì, perché considera che man mano che vai avanti con le coppe ti dà sempre meno punti. Sì, ci vorrebbe un autoclick, ma io le ho fatte senza. Ne hanno molti sopra la 100k, ma nel senso, com'è possibile? Cioè, non risulta nella classifica. C'è qualcosa che non mi torna.
Esistono diverse classifiche. Fammi dare un'occhiata. Allora, se vado alle coppe, per esempio, cioè non mi fa salire sopra, capito? Mi dice rank 1. Cioè mi dice che sono al top della lega. Non mi fa andare oltre. Non lo so. Allora, esistono più classifiche sopra le 99.800, ti ripresenta le casse di tutte le leghe. Quindi mi stai dicendo che si può andare effettivamente oltre? Che questa è una cosa che non sapevo, ragazzi. Ma oltretutto è veramente... Vedi un altro numero 1. E quante coppe c'ha sto tipo? Perché io effettivamente non riesco, cioè nella mia classifica non compare e non capisco. Eppure vedi, è impossibile sperare di andare avanti con le casse. Cioè prendi un punto alla volta, cioè è assurdo. Ok, vedrò. Vedrò se c'è un modo per... Abbiamo infranto il tuo momento di gloria. No, in realtà non è infranto, perché io, secondo il gioco, sono il numero uno. Poi sarà della mia lega, non lo so, della mia classifica, non lo so. Però al momento è così. Poi se dopo... Se dopo si continua, il problema è che per arrivare lì, supponendo di volerlo fare, è veramente impossibile dal mio punto di vista, perché prendo un punto per ogni cassa. Devi vincere a 2 stelle. Ok, quindi è un'altra classifica. Vabbè, quel che importa è che nella mia classifica io sia il primo al mondo. Poi quando arriverò in quella classifica sarà un altro problema. Ok, comunque penso che abbiamo finito, ragazzi, perché non c'è nient'altro da fare e abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che si potevano raggiungere e abbiamo completato la campagna, sbloccato il tunnel, queste si faranno strada facendo durante l'evento della settimana. Quello che si potrebbe fare e semplicemente vedere se posso aprire stelle cosmiche. Nel mentre siamo passati anche di lega e abbiamo raggiunto la Smeraldo 4, Emerald 4, che non è male. Come prima in classifica c'hai un bot. Ecco l'annuncio della promozione di Lega. Una ricompensa sinceramente molto taccagna.
dovrebbero dare di più in queste. Cioè, una volta uno viene promosso di lega, anche perché adesso è più difficile scalare. Si prendono solo 25 punti per volta, quindi è veramente un'impresa salire di lega. Ci facciamo quest'ultima arena e proviamo. Allora, prima ho provato con i cavalieri, è finita malissimo. Ci sono team che counterano i lunari in questo meta. Gli opera hanno funzionato bene prima, però adesso sto contro dei lunari da 500k, cioè cosa dovrei usare? Non so, potrei rischiarmi. Proviamo. No, non ho team forti, non lo so. L'unico è questo, ma prima è rimasto bloccato. Potrei provare la magici. Se ho fortuna. Non lo so. Ci siamo, abbiamo vinto. A discapito di un bel po' di punti, ma almeno abbiamo vinto. Quindi arriveremo secondi necessariamente, non ho modo di fare tutti quei punti. Continuiamo a giocare perché comunque si fanno dei punti vincendo le arene, quindi altrimenti normalmente avrei quittato. Becchiamo i 900 punti. Altro non possiamo fare. L'unica cosa che posso fare è aprire un bel po' di queste gemmine. Purtroppo solo stelle 4. Questo già lo tenevo. E questo già lo tenevo. Niente. Ci proveremo la prossima volta.
Ok, per quanto mi riguarda abbiamo finito, abbiamo fatto veramente tutto. L'unica cosa che ancora posso fare, già che ci sono, è un'altra battaglia qua. Another battle here. Ok, finish. Grazie ragazzi per essere stati in chat qui con me. Grazie anche a Nico per aver sostenuto il canale con il suo Prime. E ci vediamo nella prossima live, che potrebbe essere stasera stesso, non lo so. Thank you everybody for following this video on YouTube, and thank you again to Mr. Nico for supporting the channel with his Amazon Prime. Hope to see you in the next videos. Bye bye.